girone. Roma-Campobasso 3-0, Verona-Perugia 1-0, Piacenza-Bari 1-0. Per l'ottavo e ultimo girone abbiamo le immagini di Roma-Campobasso. La parola a Jacopo Volpi, che ha seguito l'esordio dei detentori della Coppa. Sì, è stato un esordio tranquillo, una Roma che sembra aver confermato di aver più che ben assimilato le idee e il gioco di Eriksson. Era un po' anche la partita della sfida tra due svedesi in panchina. Vedo intanto che sono già partite le immagini. Andiamo allora subito a vedere il gol dell'1-0 della Roma. Lo segna Bruno Conti al termine di questa azione che ha mostrato tutta la coralità del gioco romanista. Il gol dell'1-0 segnato dopo 9 minuti da Bruno Conti. Poi al 43esimo arriva il gol del raddoppio, calcio di punizione di Bruno Conti, Ancelotti al volo bellissimo da quasi 25 metri, è il gol del 2-0. Un minuto dalla fine potrebbe segnare ancora la Roma, c'è questa torre di Agostini per Ancelotti che va via in aria in azione personale. Ancelotti è stato sicuramente il migliore in campo, questa volta il suo pallone finisce fuori. Siamo passati con le immagini alla ripresa, c'è ancora questa bellissima azione personale di Ancelotti, il capitano giallorosso, da Agostini, che però sfrutta questa facile occasione. Al 24esimo c'è un bel tiro di Conti che aveva rubato una palla difensore del campo basso, la palla finisce fuori di poco. Alla mezz'ora ancora Conti, uno dei protagonisti insieme ad Ancelotti di questa Roma, il suo cross è per Baldieri che era entrato da pochi minuti, la palla finisce fuori di poco. E questa è forse l'unica azione pericolosa del campo basso. C'è Vagheggi che aveva preso da pochi minuti il posto di Russo, mette questa palla in mezzo, ma nessun compagno riesce a tramutare in gol l'azione d'attacco di Vagheggi. Ancora la Roma sull'azione del capovolgimento di fronte al 33esimo, la palla, c'è un calcio di rigore, fallo di Bianchi, il portiere, il calcio di rigore è di Bonier, che è il gol del 3-0 per la Roma, che vince facilmente questa prima partita con il campo basso, linea a favore.